indovina un po', hanno ritrovato la bicicletta di mio figlio. Sai, mi sembra una bella intuizione. Come hanno fatto a ritrovarla così in fretta? Non l'avevano rubata ieri. La polizia dice che le nuove bici vengono inserite nel database del sito Etalon. Ci ha ingaggiato, Bad Boy, e ha sempre nascosto la sua identità. Il DedSec funziona così. E ora vuole incontrarmi. Strano, davvero strano. Cercherò di innervosirlo un po'. Chissà cosa ha in mente. Bad Boy. Cosa? Bad Boy 17. Ehi, ma che cazzo vuoi? Bad Boy 17. Clara. Clara. Non ne hai 17. E ti sembro forse un bad boy? Sembri una testa calda. Spero di non farti paura. Perché mai dovresti farmi paura? Ora sei un po' paranoico. Sì. Qualcuno incasina la mia vita. Minaccia la mia famiglia. E nello stesso momento un misterioso bad boy vuole incontrarmi. E non è un lui. Ti sembra poco? Senti. Devo potermi fidare, Clara. Io non lo farei se fossi te. Ma avevo una cosa da dirti. Sai il messaggio che mi hai mandato? Io so dove trovarlo. Beh, non c'era motivo di incontrarsi di persona. No. Invece dovevamo incontrarci. Volevi accesso ai sistemi del DedSec. Ce l'hai fatta. Sto per svelarti un mondo. Quindi devi essere gentile con me. Sì. Sei certo la prima a promettermelo. Fanno il lavoro sporco con questo. E non sanno che io ho accesso. L'hai rubato. È una cosa grossa. Non fare lo stupido. Se fai cazzate la gente si fa male. O peggio. Sbaglio o non ti fidi di me? Dammi una buona ragione per farlo. Va bene. E il tizio del messaggio, come lo troviamo? Lavoriamo insieme. Tu usa quello che ho mandato. Io traccio il segnale. Non sei come mi aspettavo. Tu invece sei come pensavo, Aiden. Ehi. Parlo con Bad Boy o con Clara? Tagliamo corto. Voilà. Allora, dobbiamo scoprire chi ha chiamato. Ma è in gamba. Ha fatto rimbalzare il segnale attraverso una torre del CTOS. Servizi clienti, impiegati, dirigenti. Cose del genere. Una torre di uffici. Dobbiamo entrare nel sistema. Solo così potrà scoprire la sua posizione. Entro dal punto più vulnerabile dell'edificio. Dove ricevono le consegne? Direi nei sotterranei. Nella galleria. Inizio da lì. Scusa, sono stato scortese prima. Ho capito il tuo gioco. Volevi intimidirmi. Da manuale. Invadere il mio spazio personale. Lo sguardo, contatto fisico. Cercavi delle crepe nella mia corazza. Ne hai trovate? Mi piacerebbe saperlo, eh? Attenzione!
È ora di aprire il mio mondo. Oh! Sì, non è normale. Come pensavo, nulla di strano. Rolla di là. Non vedo niente, proseguiamo. Via libera. C'è niente, crollo lì. Qui non c'è niente, andiamo. Per ora lasciamo aperto. Tutti in guardia. Guarda, crollo altrove. Controlliamo ancora. Non c'è niente. Andiamo. Ehi. Wow! Oh, ehi, cosa succede? Da fare. Cosa succede? Ehi, ho di meglio da fare. Un attimo, ma cos'è stato? Beh, sembra un normalissimo guasto. Ancora, non è un problema mio. Che cosa sta succedendo? Avrei girato di nuovo. Sono entrato. Che cosa ho davanti? Nel progetto c'è un grande cortile interno. E di sicuro altre guardie. Ah, gli hack che ti ho inviato al telefono. È il diversivo perfetto. Puoi disturbare l'equipaggiamento di tutte le guardie. Che equipaggiamento? Qualsiasi. Telefoni, auricolari, esplosivi. Ormai c'è un microchip dentro ogni cosa. Ok, ci proverò. Scansione agli uffici. Cerca un laptop non protetto. Trovato. Bradley Cullen. Ma dai. Responsabile della sicurezza. Ma certo. Una volta dentro, devi far presto. Rintraccia la chiamata ed esci. La sicurezza ci metterà poco a rilevare l'intrusione. Non preoccuparti.
Sto dicendo che non è solo una pubblicità. Mi blocca la visuale. Vedo solo quell'enorme occhio del cazzo. Prova tu a lavorare... Merda. C'è stata una violazione, cazzo! Isolate l'edificio! Trovatelo! Ora! Ok, sei dentro. Vedi chi ha chiamato? Lo sto cercando. Merda. Arriva la polizia. Hanno scanner avanzati, difficili da eludere. Devi andartene da lì. La polizia mi sta cercando. Cambiamo strategia. Il DedSec può disturbare le scansioni. Aspetta, forse sì. Eccolo. Te lo sto mandando. Thank you.
Ora come va? L'hai trovato? Mi sono rotto le palle. L'ho trovato. Ha chiamato da un appartamento nel loop. Finalmente. Fai attenzione, Aiden. Da come ha fatto rimbalzare il segnale, credo che voglia essere trovato. E io non intendo deluderlo.